Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Colio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buon gustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Colio e Quay. Cordiale saluto, gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione speciale del nostro telegiornale dedicata interamente al maltempo. Dunque facciamo il punto per quanto sta accadendo, ma soprattutto quello che è accaduto nelle ultime ore, in particolare nella zona della Carnia e in provincia di Pordenone. Come ampiamente previsto, dalla tarda serata di ieri e fino a questo momento, i vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in Carnia, nella provincia di Pordenone, per le forti precipitazioni che hanno messo in ginocchio diverse zone causa il mix pioggia, neve e vento. Allagamenti, corsi d'acqua in regime di piena, strade interrotte per smottamenti, frane e fitte nevicate. Oltre 200 gli interventi ancora in corso. Come documentano le telefoto che ci stanno arrivando in redazione, anche mentre stiamo andando in onda, dimostrano la drammaticità degli eventi. A Forni di Sopra, una famiglia di 6 persone isolata in località Rio Suplisi, al lavoro in tutto il territorio comunale per smottamenti e allagamenti dovuti alle forti precipitazioni della notte. Chiuse diverse arterie stradali in quasi tutta la Carnia, altri interventi in corso, in particolare nella zona di Forni a Voltri. In Valcellina l'omonimo torrente ha esondato in più punti invadendo la sede stradale. A Barcis si segnala 1 metro d'acqua per raggiungere la valle, l'unica strada percorribile la 251, però salendo da Longarone. Quota neve risalita nel frattempo ai 1800 metri. Da inizio del maltempo sono caduti 588 mm a Barcis, oltre 500 mm su gran parte della Valcellina, fra i 200 e i 400 sulle prealpi carniche, 380 a Tolmezzo, fino a 420 mm in Val Tagliamento, tra Ene Monzo e Forni di Sotto, fra 200 e 370 mm nell'intera Carnia. Valori poco inferiori nella Val Canale e sulle Alpi e Prealpi Giulie. In provincia di Pordenone, Azzano Decimo, Fontana Fredda, Pasian di Prato, Travesio, Sesto Arreghena e Zoppola tuttora interventi da parte delle squadre di protezione civile in supporto anche ai vigili del fuoco. Il picco di piena invece del Tagliamento alla Tisana è previsto nella tarda serata e si dovrebbe mantenere sotto il livello di terzo presidio. Controlli anche alla foce in quel di tra Lignano e Bibione. Segnalazione invece della rottura dell'argine del fiume Meschio in comune di Cordignano, a cavallo delle due regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. La marea invece a grado all'1:50 di questa notte ha raggiunto il valore di 118 cm. Il picco di 129 è previsto intorno alle 14:40. Tutti i principali corsi d'acqua della regione sono sotto osservazione e veramente se ci saranno finestre interverremo per darvi ancora di più quello che accade dalle nostre parti. Per il momento è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona domenica. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Colio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buon gustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Colio e Quay.